Tutto ebbe inizio così. Prometeo, non osare! Oh! Dovrei averli seminati. Umani, sacrifico la mia libertà eterna per donarvi la scintilla del progresso. Per Marcuse, Prometeo rappresenta l'origine del mito civilizzatore, del lavoro alienato e del progresso cieco. In aperta critica con Freud, Marcuse crede che non sia la società in sé ad essere corrotta, a causare nevrosi e repressione, ma sia esclusivamente l'epoca industrializzata in cui vive a basarsi sulla repressione del principio di piacere. Marcuse definisce infatti il principio di prestazione, il principio di realtà freudiano che governa il progresso nella sua società industriale e che riassorbe ogni contrasto tra cultura e società, inglobando al suo interno anche l'ideale che dovrebbe confutarlo. Allora non può salvarci né la classe operaia di Marx né il piccolo artigianato, finché il principio di piacere non sarà in grado di riaffiorare. Lerci, aspetta! Orfeo, di corsa come al solito. Sì, ti sembra di non avere nemmeno il tempo per suonare. Voi musicisti non riuscite mai a cogliere e raggiungere l'arte. Perché? Voi pittori sì? Certo, cogliamo l'istante. Sì, e dimmi pittore, a quanto vanno i tuoi dipinti? La bellezza non ha prezzo. Sì, anche tu col portafoglio vuoto. No, sto solo seguendo una feroce dieta, dovresti farlo anche tu. Certo, la verità è che quest'epoca non è pronta a seguire i propri istinti, quindi non capisce l'arte. Sì, vabbè. Non commettere un sacrilegio. Lasciatemi in pace! Sì, spreca pure la tua vita. Tutte vittime di quel cretino di Prometeo che col suo frenetico progresso vi sta mandando tutti al creatore. Se vi foste basati sui nostri principi, adesso sì che vivreste tutte liberi e felici. Dove sono? Dove mi state portando? Ti abbiamo salvato una volta, non ti preoccupare. Oh mio Dio! All'immagine di Prometeo si contrappongono Orfeo e Narciso, l'armonia e la contemplazione della bellezza, che nella società capitalistica di Marcuse sono gli esclusi, gli emarginati e i reietti. Per Marcuse, solo dando ascolto alla spontaneità e alla liricità da loro promossa, la società può tornare a respirare. Ma oggi esistono ancora degli esclusi. E chi sono? Oh, 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 oh.